Credo anch'io necessario che come prima cosa ci liberiamo da quella superficialità che tenderebbe a farci dire, beh, nella storiella di una ragazzina di 15 anni che già a 15 anni, ancora bambina, quasi vuole entrare nel monastero carmelitano di Lisieux. Ecco, non pensate a queste cose, pensate al problema della parola che la parola esprime, vocazione, che non significa soltanto quel momento in cui all'inizio devo cercare di capire cosa fare nella vita e se proprio sono spiritualmente fortunato, diciamo anche farlo con un dialogo tra me e Gesù. Non è quello. La vocazione è un problema di tutti gli istanti della vita. C'è qualcuno che mi chiama? C'è qualcuno che parla a me, a cui io devo rispondere? Ogni giorno. Molte vocazioni non durano nel tempo proprio perché sono aggrappate a un avvenimento del passato, ma non è la voce che io ho ascoltato questa mattina. Allora, oggi ho ascoltato una bella predica fatta da Padre Luca durante la messa comunitaria, proprio bella, perché il Vangelo di oggi racconta proprio la vicenda iniziale di Gesù che chiama i suoi 12 apostoli. Però prima di chiamarli passa una notte in preghiera. Cosa vuol dire per Gesù passare una notte nel silenzio in preghiera? Vuol dire che Gesù ha voluto immergersi per una notte intera nel cuore dell'amore trinitario, dell'amore del Padre, dell'amore dello Spirito Santo. Ed è a partire da questa immersione nell'amore, nel cuore di Dio, della Trinità, che lui ha scelto i nomi. E mi ha sorpreso un po' che Padre Luca dicesse: ma se abbiamo un po' di santa fantasia giusta, possiamo anche pensare che, essendo Gesù il Figlio di Dio, avendo un cuore, per così dire, infinito e uno sguardo infinito, lui solo può guardarci tutti uno per uno, quasi continuamente, da tutta l'eternità, perché siamo stati fatti in lui, per lui. Ecco, forse quella notte Gesù ha scelto anche i nostri nomi, ha scelto anche la nostra strada. Allora capite che se questo è vero, se questo ci commuove almeno un po', e dico nonostante le vicissitudini della vita, qualcuno può trovarsi ad avere una vocazione ben realizzata che lo rende felice, qualcuno una vocazione problematica che lo lascia ancora incerto e dubbioso, pieno di domande. I ragazzi certamente hanno una vocazione che si sta iniziando e quindi sono più portati magari a prendere un po' sul serio queste cose. Gli anziani dicono: me o mai per me la vita. No, non è così. Vorrei che tutti noi ci mettessimo nella posizione di Santa Teresa d'Avila quando dice, pronuncia quella bella preghiera: sono nata per te. Per te è il mio cuore, dimmi che vuoi da me, dimmi Signore. Capite? E questo non è qualcosa che si può fare una volta sola in vita. Dovremmo, per così dire, abituarci a farlo continuamente. Ed allora capiamo che anche la vicenda di una ragazzina dell'Ottocento, però una santa, diciamo di una grandezza di animo e di cuore incredibile, ci può aiutare, lasciando stare forse l'episodica, ma cogliendo il cuore che batte, che è contemporaneamente il cuore di Teresa per Gesù, il cuore di Gesù per Teresa, e quindi anche per me, anche per te. Allora, la prima cosa che si nota nella vicenda vocazionale di Teresa
e che questa ragazza ancora così giovane ha fretta. Continua a dire: Gesù mi vuole, Gesù mi chiama. A distanza di tempo noi possiamo dire: beh, aveva ancora 9 anni da vivere, una vita breve. Ma lei sentiva questo, non era solo per la morte vicina, ma Gesù mi vuole. E quando parlava della sua vocazione trovava molte obiezioni. Qualcuno le diceva: sì, va bene, sei attaccata alle tue sorelle che sono entrate in monastero e allora vuoi stare con loro. E lei diceva: non è questo, non mi muoverei per questo. Qualcuno diceva: è una vita troppo difficile per te, ecco. Ma lei continuava a dire: Gesù ha fretta, Gesù mi vuole, Gesù mi chiama. E credo che questo sia importante, se anche pensiamo gli innamorati hanno sempre un po' fretta, sono sempre un po' impazienti. Quante volte noi questo povero buon Gesù lo facciamo aspettare e gli diciamo sì, dopo, vediamo, no, e poi ancora sì, e poi ancora no, capite? E poi quanti ondeggiamenti, quanta infinita pazienza deve avere il nostro Dio. E allora che Lui ogni tanto metta nella Chiesa dei cuori impazienti, dei cuori ardenti che non accettano i compromessi. E beh, questo non è un insegnamento da nulla. Se io leggo la storia di Teresa e vi direi proprio: non accontentatevi di soltanto di quello che c'è nel libro, che è un breve riassunto, non accontentatevi di questo, c'è la storia di un'anima, leggete il suo racconto direttamente dalle sue pagine. E allora un po' alla volta vi accorgerete che queste pagine, anche se sembrano appunti racconti semplici, hanno toccato il cuore di innumerevoli cristiani, di innumerevoli santi, proprio per la logica d'amore che c'è dentro, quella logica inesorabile di un amore che non accetta di giocare. Mi viene in mente in questo momento una frase che Gesù disse a una santa una volta che era andata a confessarsi così un po' superficialmente e guardando il crocifisso che c'era nel confessionale si sentì dire: figlia mia, io non ti ho amata per scherzo. Capite? E questo molte volte avrebbe più ragione di dirlo a me e a te. Allora, la prima cosa, nella vocazione di Teresa, che sembra una cosa semplice, c'è in realtà un lungo viaggio, anche fisico, geografico, che lei deve compiere, perché deve superare tutte le obiezioni, tutti gli ostacoli, e li deve superare personalmente, andando quasi a impattarsi faccia a faccia con le persone che possono mettere le obiezioni. Sapete che Teresa passerà tutto l'iter dei suoi superiori religiosi, per così dire, fino ad arrivare al Papa, fino ad andare a Roma a difendere la sua vocazione. Finirà perfino sui giornali del tempo, questa ragazzina, per la meraviglia che destava per la sua insistenza. Però in questo itinerario vocazionale il primo punto, forse quello che poteva farle più obiezione, quello che poteva più, diciamo, toccare il suo cuore, era esattamente il rapporto col papà. Il papà, proprio in quell'anno in cui Teresa sente il desiderio di entrare in monastero, il papà si ammala e si ammala seriamente. E tutti sono coscienti che la situazione è abbastanza grave. Allora Teresa ci pensa ripetutamente, sceglie la giornata giusta, che
che è un giorno di Pentecoste. Pentecoste è la giornata dello Spirito che discende. E il primo incontro col papà, nel giardino di casa. E io vorrei proprio questo leggervelo, perché, a parte la bellezza anche letteraria, perché risponde a una domanda importante. Quante lotte intime ho sofferto prima di sentirmi il coraggio di parlare del papà. Per fare la mia confidenza scelsi il giorno della Pentecoste. Tutto il giorno supplicai i santi apostoli di pregare per me, di ispirarmi le parole che dovevo dire. Non erano forse loro che dovevano aiutare la bambina timida che Dio destinava a diventare l'apostola degli apostoli? Guardate che razza di coscienza. Pensa a se stessa, attraverso la vocazione carmelitana, come l'apostola degli apostoli, cioè quella che dovrà offrire la vita, la preghiera, perché nascano nuovi apostoli. Fu solo il pomeriggio, di ritorno dai Vespri, che trovai l'occasione di parlare al mio paparino di letto. Lui era andato a sedersi sul bordo della cisterna e là, con le mani giunte, contemplava le meraviglie della natura, il sole, i cui fuochi avevano perso l'ardore, indorava la cima dei grandi alberi, dove gli uccellini cantavano gioiosamente la preghiera della sera. Il bel volto di papà aveva un'espressione celeste. Sentivo che la pace gli inondava il cuore. Senza dire una sola parola, andai a sedermi accanto a lui, gli occhi già bagnati di lacrime. Mi guardò con tenerezza, mi prese la testa, l'appoggiò sul suo cuore dicendomi: «Che hai, reginetta mia? Confidamelo». Poi, alzandosi come per nascondere la sua emozione, camminò lentamente, tenendomi sempre la testa sul suo cuore. Guardateli proprio questo padre, papà e figlia, papà anziano, la figlia la più piccola, abbracciati. Tra le lacrime gli confidai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Allora le sue lacrime vennero a mescolarsi alle mie, ma non disse nemmeno una parola per distogliermi dalla mia vocazione. Non disse nemmeno una parola per distogliermi. Si accontentò semplicemente di farmi notare che ero ancora molto giovane per prendere una decisione tanto grave. Ma io difesi così bene la mia causa che, con la sua natura semplice e retta, egli fu subito convinto che il mio desiderio era quello stesso di Dio, e nella sua fede profonda esclamò che il buon Dio gli faceva un grande onore a domandargli così le sue figlie. Continuammo a lungo la nostra passeggiata, il mio cuore sollevato dalla bontà con la quale il mio incomparabile papà aveva accolto le mie sue confidenze, si riversava dolcemente nel suo, e papà sembrava godere di quella gioia tranquilla che dà il sacrificio consumato. Mi parlò come un santo, e vorrei ricordarmi le sue parole per scriverle qui, ma ho conservato solo un ricordo troppo profumato perché si possa esprimere. Ciò di cui mi ricordo perfettamente fu il gesto simbolico che il mio diletto re compì senza saperlo. Avvicinandosi ad un muro non molto alto, mi mostrò dei fiorellini bianchi simili a dei gigli in miniatura e, prendendone uno di questi fiori, me lo diede, spiegandomi con quanta cura il buon Dio l'aveva fatto nascere e l'aveva conservato fino a quel giorno. E io, sentendolo parlare, credevo di ascoltare la mia storia, tanta era la somiglianza tra quello che Gesù aveva fatto per il piccolo fiore e per la piccola Teresa, e ricevetti quel fiorellino come una reliquia e vidi che nel coglierlo papà aveva tolto tutte le radici senza spezzarle. Sembrava destinato a vivere ancora in un'altra terra più fertile del muschio tenero nel quale erano trascorsi i primi giorni. Era proprio questo stesso atto che papà aveva fatto per me alcuni istanti prima, permettendomi di salire la montagna del Carmelo e di lasciare la dolce valle testimone dei miei primi passi nella vita. E io posi il fiorellino bianco nel mio libro dell'imitazione di Cristo, al capitolo intitolato «Che bisogna amare Gesù Cristo sopra tutte le cose», ed è ancora là. Solo lo stelo si è spezzato. Proprio vicino alla radice, il buon Dio
sembra dirmi che spezzerà presto i legami del suo fiorellino e non lo lascerà appassire in questa vita, in questa terra. Vedete, uno apre la storia di un'anima e legge subito storia di un piccolo fiorellino bianco e dice una ragazzina dell'Ottocento sentimentale e insentimentale. Capite a che cosa si riferisce? Questo piccolo mistero d'amore dove il papà strappa una sassifraga dal muro, questi fiorellini che spaccano le pietre e nascono, senza volerlo vengono via anche le radici. Intanto racconta la bambina sua, la sua bambina, che Dio quel fiore lo ha curato, adesso cura anche te, adesso ti trapianta in un'altra terra. E Teresa vede un papà che con un simbolo semplicissimo, affettuosissimo, le spiega il mistero della sua vita, tanto che Teresa appunto lo mette in quella pagina dell'imitazione di Cristo dove il titolo del capitolo dice «Bisogna amare Dio sopra tutte le cose». Ecco, così comincia la storia, così comincia il viaggio di Teresa. Ma il viaggio è complicato. C'è lo zio, un uomo burbero, severo, boh cattolico, anche uomo di mondo, che è un po' il tutore anche dato l'anzianità del papà. E lui dice, ma la vita carmelitana è una vita da filosofi, di idee del mondo, cioè la vita di gente che si estranea, vive un po' di idee. Poi il mondo parlerebbe, è uno scandalo, una ragazzina così giovane, ecco, lasciarti andare, dice, e si oppone. E Teresa che cosa fa? Dice, conoscevo lo zio, sapevo che non avrebbe cambiato idea, ma che però, se Dio avesse parlato al suo cuore, avrebbe ceduto. E lo zio, inaspettatamente, cambia idea e riconosce che quella di Teresa non è una fantasia, non è una stupidaggine infantile, è una chiamata. E allora c'è il superiore del monastero. I monasteri sempre hanno anche un rappresentante, diciamo, del clero come superiore. Nella città di Teresa non c'erano carmelitani, c'erano dei preti, un canonico, il quale assolutamente si oppone. Dice, è una pazzia, la bambina, la ragazzina non ci perde niente anche se aspetterà, fino ai 21 anni, l'età maggiore, e quindi non voglio sentir parlare di questo. Quando poi Teresa lo scavalcherà andando, ripeto, fino al Papa, e la Teresa viene accettata, il superiore del monastero la presenta alle suore così, eccovi qui la bambina di cui continuamente mi parlate. Pare che la salvezza del monastero dipenda da sta ragazzina. Cioè, senza volerlo, questo canonico rigido, scorbutico, dice delle cose incredibili. E poi, quando finalmente Teresa entra, dice, ecco, madri, l'avete voluta? Potete cantare il Te Deum. Spero che poi non dobbiate pentirvi di quello che state facendo. Così. Quando Teresa farà la vestizione, qualche tempo dopo, il vescovo sbaglierà cerimonia, sbaglierà la pagina del messale e canterà il Te Deum, che non era affatto previsto, per dire come Dio dentro la storia ci sia sempre anche un po' di umorismo da parte di Dio. Se a volte volete sapere se Dio c'entra nelle cose, notate che c'è sempre un po' di umorismo in quello che Dio decide di fare o come Dio decide di risolvere i problemi. E allora, data l'opposizione, Teresa va dal vescovo. Il vescovo guarda sta fanciulla che, tra l'altro, per l'occasione si era acconciata un po' da donna più adulta, con i capelli ben tirati su, tutto così. E cerca, il vescovo cosa fa? Dice, cerca di dare manforte al papà, convinto che il papà non sia d'accordo. E quindi
prendere le parti del papà secondo il vescovo. Poi dopo un po' si accorge che non sta facendo le parti del papà, perché il papà è totalmente d'accordo con la figlia. E allora dice, ma ci vorrebbe un permesso più... C'è il pellegrinaggio organizzato a Roma, di tutti un po', diciamola, e li invita. E Teresa e il papà decidono di partecipare al pellegrinaggio verso Roma. E qui uno dice, quanta strada, tra l'altro il racconto di Teresa, lei che ha visitato le varie città d'Italia, i panorami, è bellissimo. E lei, quando arriva davanti al Papa, raccomandano che al Papa non bisogna parlare perché è molto vecchio e molto stanco. Teresa arriva davanti al Papa, si inginocchia, si aggrappa alla veste del Papa, tanto che poi le guardie nobili cercheranno di tirarla via e non ce la fanno perché la bambina è proprio radicata, e continua a dirgli, Santo Padre, ditemi di sì per entrare al Carmelo, Gesù mi vuole. Ecco, il Papa capisce e non capisce, poi dopo risponde con quella frase sibillina, entrerete se Dio vuole, e poi invece darà una benedizione al papà quando glielo presenteranno, proprio come il papà di quella ragazzina che... E la storia fa scalpore, vi ripeto, finisce sui giornali. Ma intanto durante il viaggio che cosa è accaduto? È accaduto che Teresa, che era abituata a pensare alla vocazione carmelitana, dove uno offre la sua vita per tutti i poveri peccatori, ricordate la storia di Pranzini, quello condannato, scopre che forse c'è un tipo di gente che ha più bisogno ancora di preghiere, sono i preti. Perché quel pellegrinaggio pieno di ecclesiastici e di nobili signori e signore, non è che i preti gli abbiano fatto una gran bella impressione, niente di particolare, niente di strano, però dice, li avevo sempre creduti più puri degli angeli, cioè più, no, è abituato a pensare al prete santo, e invece mi accorgevo che allora, dice, decisi che avrei passato la vita a pregare per loro. Quando Teresa in monastero scriverà alla sorella, le dirà, quest'anno dobbiamo fare dei preti. E usa proprio il verbo fare, che è lo stesso che si usa per dire quando una mamma fa un bambino. Quest'anno dobbiamo fare dei preti. E così Teresa, diciamo, attraversa tutta la sua vita fino al Papa, no? Con questa... Gesù lo vuole. C'è la sua Chiesa, la voce della sua Chiesa, il rispetto totale, però, diciamo, Gesù ha fretta, io faccio anche tutto il viaggio più lungo possibile perché, diciamo, possa sentire la parola. E difatti il permesso le arriva. Ormai sta per compiere i 15 anni, è Natale, e lei continua a pregare Gesù, prendimi per Natale. Sposteranno di qualche mese, però quando sta per entrare in monastero, Teresa si inginocchia davanti al papà e richiede la sua ultima benedizione. Il papà si inginocchia anche lui e la benedice. E Dio e Gesù sta guardando. Poi Teresa entra in monastero, si aprono le porte, lei viene accolta e dice, appena ho mossi i primi passi, continuavo a dirmi, sono qui per sempre, sono qui per sempre, sono qui per sempre. Capite cos'è una vocazione? E quando arriva nella cella che le hanno destinato, un po' vecchia, dove c'è la porta tutta scrostata, lei dice, beh, la porta già... No, non si danneggia, prende uno spillo e con lo spillo scrive sulla porta, incide sulla porta le parole Gesù, mio unico amore. Questa è la storia dell'ingresso, della realizzazione vocazionale di Teresa. Allora, vi dicevo che il problema non è quello di andare a rivangare come ho vissuto io la mia vocazione, no? È come se Teresa ti mostrasse un'icona,
perché poi lei, quello che ha vissuto in tutto questo itinerario, sarà lo stesso che continuerà a vivere giorno dopo giorno in tutto quello che le succede. Vocazione significa che uno ti parla e tu gli rispondi, oppure addirittura che tu gli chiedi: che cosa vuoi da me? Bisogna dare la parola a Dio quando avete difficoltà, quando avete un problema, quando non sapete cosa fare, quando siete tristi o siete gioiosi, oppure quando le persone attorno a voi vi pongono problemi vocazionali, come possono farli i vostri figli, come possono farli i vostri amici o altri. Dare la parola a Dio. Io vorrei chiedervi, nella storia della vostra vita, quando vi siete mossi vocazionalmente, e forse non l'avete fatto completamente, ma adesso, per la vocazione occorre preghiera e occorre una guida. Vi rendete conto che abituarsi a parlare con Gesù, pregare, la preghiera, dove, come abbiamo imparato negli esercizi con quel libro Lui e Io, no? Non bisogna sempre parlare, ma ogni tanto fermarsi, vedere che Lui ti può rispondere, ti vuole rispondere. Bisogna dare la parola a Gesù e dargli tempo. E poi trovare una guida che ti possa affinare nella capacità di ascoltare e di rispondere. Quando ti raccontavano le vecchie storie dove le mamme, certe mamme che desideravano una certa vocazione, io non ho insistito, ma credo che sia ovvio, non stiamo parlando della vocazione di chi vuole diventare prete o che vuole diventare consacrato. Certo, c'è sempre bisogno di pregare, soprattutto per queste cose, ma per tutta la vocazione e per tutte le vocazioni. Qual è il deposito di preghiera, diciamo, cioè di dialogo? La vocazione è Gesù che mi chiede o mi ha chiesto qualcosa e io gli ho risposto e devo continuare a rispondergli. La vocazione è una serie di vicende che si snodano attorno a me, per esempio quante volte i genitori cominciano a soffrire perché i figli non seguono esattamente gli insegnamenti ricevuti. Allora la domanda è: siamo davanti a un problema vocazionale? Qual è la quantità di preghiera? Qual è la quantità di preghiera? C'erano santi e sante che ottenevano perfino... Noi dovremmo essere capaci di ottenere la conversione dei nostri cari, non attraverso la nostra capacità di discutere, di litigare o di contrapporci, ma attraverso uno sguardo pieno di tenerezza, di compassione, di bontà e un silenzio, un segreto che però viene percepito, che fa capire all'altro: il tuo problema lo tratto io con Dio. Un altro problema ancora. La capacità che questa preghiera arrivi all'ultima conclusione. Pratica. Signore, io voglio fare ciò che tu vuoi, a prescindere dal fatto che mi piaccia o non mi piaccia, che mi senta capace o non mi senta capace. Io voglio fare ciò che tu vuoi. Se tu una cosa la vuoi, tu puoi darmi la grazia, tu puoi darmi la forza. E dicendoti sì, Signore, Gesù è impegnato a darti quella grazia e quella forza. Ecco, vedete, vocazione significa come una sorta di sguardo profondo sulle cose, sugli avvenimenti, sulle persone, che si tratti di un bambino, che si tratti di una persona malata, che si tratti di qualunque cosa. Che cosa fareste, sto riprendendo le domande, se doveste
ora raccontare la storia della vostra vocazione. Provate a pensare se un bambino piccolo vi dicesse papà e mamma, ma com'è che tu e papà e tu e mamma vi siete messi assieme? Com'è che vi siete innamorati? Come avete fatto a scegliere? Oppure lo chiedesse ai nonni, vero Laura? Che cosa rispondereste? Come raccontereste? Come fareste percepire che c'è uno che ha la parola? In questi giorni abbiamo vissuto una storia vocazionale al suo compimento. Voi sapete che tutte le storie vocazionali si compiono nel momento in cui la persona pronuncia l'ultimo sì. Se avete sentito quei documenti, quelle lettere brevi che Padre Fedele ci ha lasciato, no? Erano tutte un ultimo sì. La cosa importante, scriveva, è che io resti fedele. Vi voglio fare una domanda per spiegarvi cosa intendo io per vocazione. Prima ritornerò a Padre Fedele subito, però prima devo dirvi un'altra cosa. In questi giorni è morta la mamma di Padre Stefano con Otter e di Padre e di Daniela Conotter. Io ho mandato questo messaggio. Vi sono vicino con l'affetto e la preghiera, ricordando la vostra mamma, affidandola a Gesù e alla Vergine Santa. Un abbraccio, Padre Antonio, il mio messaggio. Adesso vi leggo la risposta. Grazie, Padre Antonio. Negli ultimi giorni di veglia alla mamma, le ho letto alcuni ritratti di santi. E tutta la seconda parte del libro Antichi Carismi, quello dove si parla del carisma carmelitano nella famiglia, per gli sposi, per i figli, le varie forme di mistica, no? L'età, Aldolo, come erano dense di significato le parole che leggevo. Avevano il peso della carne sofferente della mia mamma. E io non le ho mai sentite così piene della sua presenza. È una grazia appartenere alla patria spirituale del Carmelo. Daniela. Allora vi dico, sta tra Padre Fedele che in una cella ha detto il suo ultimo sì, leggendo gli ultimi ritratti di santi in missione. Oh, una nonna, una mamma, che nella cella della sua camera ha la figlia che le legge anche lei un ritratto di santi o addirittura una parte, un libro, un mezzo libro di teologia, e lei e la mamma trovano veramente la bellezza di una patria. Qual è la differenza? E in modi diversi, in situazioni diverse, con storie diverse, un sì vocazionalmente compiuto. Capite quello che intendo dire? Un sì vocazionalmente compiuto. Ecco, è questo che dobbiamo imparare. Possiamo essere in un convento e dire, Signore, voglio dirti di sì e lasciarti la parola e ascoltarti. Tutti i giorni, in tutte le cose, sono in un convento. Forse voi dite, voi è più facile. In certi momenti, dico io, può anche essere un po' più difficile. Siete nelle vostre case, avete a che fare con le situazioni di tutti i giorni, con le occupazioni di tutti i giorni, avete a che fare soprattutto con altre persone che vi sono care. È la stessa cosa. Tu parli col tuo Gesù, gli vuoi bene, lui ti vuole bene, tutto quello che interessa a te interessa anche a lui. E se quello che gli dici parte dal tuo cuore, lui non può non ascoltarlo. Sia lodato Gesù Cristo.